Un saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi proviamo un telefono che non è recentissimo come commercializzazione, ma che sta trovando una seconda giovinezza grazie a un riposizionamento di prezzo e anche all'aggiornamento del sistema operativo. Stiamo parlando di Motorola Atrix, il primo smartphone basato su piattaforma Android a presentarsi sul mercato con un processore dual core. In questo caso stiamo parlando di un Tegra 2 con clock da 1 GHz, un telefono che ha sempre manifestato delle prestazioni piuttosto interessanti dall'inizio, che trovo siano state davvero, davvero enfatizzate con l'ultima release del sistema operativo. Ho aggiornato questo esemplare proprio ieri pomeriggio alla versione 2.3.4. E devo dire che gira veramente molto bene questo telefono. Poi magari vediamo anche qualche dettaglio. Prima di parlare un attimo del telefono, mi prendo qualche istante per parlare di questo accessorio che trovo di una simpatia unica. Sto parlando della docking station, un piccolo accessorio che, come si vede, permette di tenere il telefono poggiato in orizzontale, leggermente inclinato. Il telefono è in connettività, quindi è attaccato alla corrente, quindi viene costantemente alimentato. E può essere anche connesso con delle periferiche tramite un cavo HDMI. La parte posteriore di questo docking, infatti, prevede una. Ho fatto partire il comando vocale. Prevede un jack da 3,5 mm, l'attacco per l'alimentazione, tre porte USB e la porta HDMI di cui parlavo prima. Adesso vediamo di far capire al telefono che non volevo chiamare nessuno. Ecco qui, ritorniamo. Cosa interessante è che si può interagire con questo telecomando. Adesso ho delle condizioni di luce non esattamente favorevoli. Comunque c'è questo piccolo telecomando in dotazione della scatola che ci permette di interagire con il nostro telefono. Abbiamo replicati praticamente tutti i tasti che troviamo sui telefoni Android. Il tasto home, il tasto del menu contestuale, il tasto del ritorno, il play e la pausa, avanzamento veloce e il rewind, controllo del volume e addirittura la modalità silenziosa. Vediamo proprio rapidamente qualche cosa. Muovendosi vengono selezionate alcune icone. Possiamo selezionare le nostre icone. In questo caso entriamo nel menu principale del telefono e possiamo vedere alcune delle principali applicazioni del telefono. In alcune di esse possiamo entrare e muoverci senza problemi. Direi che la cosa che più mi viene naturale è aprire la galleria della multimedialità. Qui sono presenti dei scatti di prova che ho fatto prima io. Noi possiamo visualizzarli senza problemi sia sul display del nostro telefono, quindi fare lo scroll da un'immagine all'altra, ma qualora il telefono fosse collegato a una periferica esterna tramite il cavo HDMI, vedremo questi contenuti replicati anche sul televisore o sul PC. Naturalmente questo funziona per tutte le applicazioni multimediali, quindi potremo utilizzare musica, video e naturalmente le fotografie. In realtà possiamo entrare praticamente in tutti i menu, i sottomenu del telefono e possiamo fare quasi tutto quello che facciamo normalmente. Ci sono alcune situazioni in cui ci verrà richiesto di interagire con l'interfaccia del telefono, quindi dovremo toccare il display con le dita, però è chiaro che è un accessorio che è stato pensato principalmente per alcuni tipi di attività, direi quelle multimediali principalmente. Visto che siamo qua, poi magari parliamo meglio del telefono, vediamo anche qualche contenuto del telefono, troveremo le applicazioni tipiche che Google implementa nel sistema operativo, quindi abbiamo client di YouTube, il motore di ricerca, il client per la ricerca su Google, comandi vocali, il navigatore di Google che ormai è diventato famosissimo, abbiamo l'applicazione per l'hotspot mobile per far sì che il telefono possa diventare un modem per delle altre periferiche, gestione delle mail, un file manager basico, fotocamera che è una fotocamera da 5 megapixel assistita da un dual flash LED, poi lo vedremo, che garantisce anche degli scatti piuttosto interessanti. Ecco, una cosa che il nuovo aggiornamento non ha portato, che invece mi aspettavo, è la modalità di ripresa video Full HD. Il telefono è rimasto come all'inizio,
è rimasta la capacità di acquisire i video solo a 720p, poco male perché comunque la risoluzione è interessante, ma mi pareva di ricordare che fosse previsto questo tipo di update. Gestione attività è un task manager che ci permette di gestire le applicazioni in esecuzione, contenuti di LNA. Questo telefono è un telefono marchiato Team, quindi c'è qualche personalizzazione sia nella grafica del menu che in alcuni servizi che Team mette a disposizione dei propri clienti. Direi che sostanzialmente troviamo la classica struttura di Android e i suoi programmi, qualche personalizzazione del gestore, in questo caso Team, e anche alcune delle personalizzazioni del Moto Blur di Motorola, che richiede anche una registrazione al suo account per poter beneficiare di alcune informazioni. Per esempio, per fare l'aggiornamento via OTA del sistema operativo, è bene fare la registrazione all'account di Motorola. Ok, vediamo, adesso sganciamo un attimo la doc e vediamo un pochino il telefono. Ripeto, anche se il telefono non è nuovissimo, comunque vediamolo nei dettagli. Un telefono costruito con un materiale plastico piuttosto interessante, display da 4 pollici di diagonale, risoluzione 540x960, quindi è un Quarter HD. Pannello TFT, direi assolutamente valido. Consuete le possibilità di personalizzazione dell'interfaccia con widget, collegamenti e tutto quant'altro. Tasti, 4 tasti a sfioramento, ricerca, ritorno, tasto home e menu contestuale, e i tipici indicatori del presenza di campo e della batteria di Android. Videocamera frontale, sensori di luminosità e di prossimità, e padiglione auricolare, capsula auricolare. Nella parte destra abbiamo il controllo del volume, nella parte bassa nulla se non questo piccolo altoparlante di sistema, neanche piccolissimo, funziona anche piuttosto bene, direi. Qui abbiamo la connettività micro USB e HDMI per collegare il nostro telefono ad altre periferiche. Interessante anche il tasto di accensione in questa posizione. Come dicevo prima, fotocamera da 5 megapixel con dual flash LED che permette di acquisire immagini in modalità HD. Sotto al cover troviamo una batteria da 1930 mAh, quindi una batteria estremamente generosa che, ahimè, non è in grado di risolvere i problemi che ho più volte declamato di questi smartphone che con un utilizzo serio e intenso fanno fatica a fare mezza giornata di lavoro. Comunque è certamente uno di quelli messi in meno peggio perché la batteria è piuttosto importante. Slot per la SIM e uno slot per la micro SD che si va ad aggiungere alla memoria integrata del telefono che è di 16 giga. Come dicevo prima, telefono con processore dual core Tegra 2 con 1 GHz di frequenza. La RAM è un giga. Andiamo a vedere molto rapidamente parte telefonica con anche qui nessuna novità, il tasterino, quello tipico di Android, quello nativo. La parte telefonica funziona assolutamente bene, non c'è nessun tipo di problema. Secondo i canoni di Motorola, che sono sempre, secondo il mio giudizio, secondo me molto interessanti. Le ultime telefonate recenti, contatti e l'elenco dei preferiti. Come dicevo, validissimo il reparto telefonico sia per quanto riguarda la fonia che per la capacità del dialogo con la rete, sia in trasmissione che in ricezione. Andiamo a vedere velocemente anche il browser del telefono. Il browser è il browser stock di Android, browser che funziona molto bene su questo telefono, è veramente, veramente molto reattivo in tutto. Naturalmente è presente il pinch to zoom, supporto totale a flash 11. Quindi esperienza di navigazione di primissimo livello. Anche qui, come già detto altre volte, non è preimpostabile in maniera definita la modalità desktop, ma vedo che ormai la gran parte dei siti vengono aperti in modalità normale,
all'apertura delle pagine. È veramente, veramente molto, molto gradevole navigare anche con questo telefono. Direi che lo è particolarmente questo telefono. È particolarmente efficace durante la navigazione internet, è velocissimo ad aprire le pagine, nel rendering, pinch to zoom senza nessun tipo di incertezza, veramente veramente molto interessante. Bene, direi che le cose importanti di questo telefono le abbiamo raccontate. Come dicevo, è interessante in questi giorni. Il fatto che ci sia stato un riposizionamento di prezzo piuttosto interessante, lo si trova senza problemi a 299 euro, quindi direi che per le prestazioni che mette in mostra ha un prezzo piuttosto interessante. Naturalmente ringrazio in questo caso come sempre la Stockhaus di Corso Sempione a Milano che ci ha messo a disposizione sia il telefono che la parte di accessoristica, cioè la docking station. Un saluto da Ivan e alla prossima.